se magari anche tu, diciamo, hai riunito queste, cioè riunito qua per una cosa in particolare, ma la domanda che ti faccio io è se avete cominciato a pensare alla situazione dei contratti, nel senso che il Palermo nel passato molte volte, non dico che si è fatto sfuggire, ma ha avuto dei problemi con la durata dei contratti, che poi alla fine sono arrivati un problema. Dybala è stato il progenitore e Quaison l'anno scorso ne è stato un altro caso clamoroso. Qui c'è Nestorovski che scade tra un anno, ma tu mi insegni che per tenere i giocatori o per avere maggiore forza contrattuale o i contratti li fai prima oppure rischi che vadano via, che sei ricattato quasi dal giocatore. Se quindi questo è un tema al quale avete pensato, così come la situazione di Pirlino e Daccardi, al quale so che avete già cominciato a pensare, che sono giocatori addirittura in scadenza immediata. Sì, sì, ma è chiaro che la posizione contrattuale dei tesserati è oggetto di monitoraggio continuo, costante, perché non è solo il rapporto calciatore-società, ma subentra anche un discorso di patrimonializzazione, quindi è giusto che la società abbia la giusta attenzione riguardo alle posizioni contrattuali dei singoli calciatori. Riguardo alle situazioni specifiche, posso dire che con Nestorovski e il suo agente, diciamo, siamo in una trattativa che è già avviata da vario tempo, e posso dire che siamo molto molto ben avviati, quindi credo che nelle prossime settimane potremmo arrivare anche ad una conclusione, perché come ha manifestato anche il giocatore più volte, è molto felice di rimanere qui, di combattere per la causa del Palermo, lo ha dimostrato concretamente dando disponibilità alla sua federazione per un'eventuale non convocazione, quindi lo dimostra tutti i giorni in campo, non solo il sabato, il venerdì o la domenica quando lo vedete, ma noi lo vediamo tutti i giorni nella disponibilità che lui ha nei confronti della società, del club, della squadra, dei compagni di squadra e di quel processo di responsabilizzazione che lui ha avuto nel momento in cui ha indossato la fascia di capitano. Le altre situazioni specifiche di Accardi Fiorentino, ci siamo incontrati anche con Beppe Accardi, che è il loro agente, già nelle settimane successive c'era stato qualche incontro interlocutorio, ieri ne abbiamo avuto un altro un pochettino più specifico, più approfondito. Anche in questo caso qui c'è grande volontà da parte dei ragazzi di rimanere, e questo magari può sembrare scontato, ma non lo è, perché in questo momento qui, e abbiamo visto, senza fare nomi, casi eclatanti in estate di gente che si è dimenticata del proprio percorso al momento della firma del rinnovo. In questo caso qui parliamo veramente di due giocatori che dimostrano il loro attaccamento verso la maglia della loro città, anche loro tutti i giorni, tutti i minuti, e anche quando non sono presi apparentemente in considerazione nello scendere in campo, ma danno una grandissima mano alla società in questo momento, e di questo gli va detto questo gli va detto grazie, ma non solo a chiacchiere, anche con i fatti. Quindi ci siamo seduti ad un tavolo delle trattative per cercare di arrivare ad un accordo sul quale sono fiducioso. Sì, una curiosità sempre sui contratti di cui state parlando, rientra anche questo in quel discorso sempre della rimodulazione, cioè è uno spunto che si inserisce in questo tavolo delle trattative, e soprattutto com'è la situazione rispetto a quando è iniziato questo? No, sono situazioni differenti, poi in qualche caso si possono incastrare, ma in realtà partono da presupposti completamente diversi. Qui parliamo appunto della necessità, tra virgolette, di regolare certe situazioni contrattuali con determinati giocatori. Tra l'altro un processo che non si fermerà chiaramente a Nestorovski, a Carpi o Dino, ma prenderà in considerazione anche gli altri giocatori, via via con scadenze diverse, via via con esigenze e pressioni diverse, però certamente la posizione contrattuale dei calciatori verrà affrontata. Al di là del discorso della rimodulazione, sulla quale secondo me si è fatta troppa confusione e troppo rumore, mentre invece era un fatto semplicemente, come posso dire, un fatto gestionale al quale bisognava dare la giusta importanza. Invece intorno a questa sono stati costruiti castelli di fantasie, fiabe, storie immaginarie, insomma si è un pochettino gonfiata troppo la situazione. Leone, ecco già lì. Buongiorno. Senta, tanto dopo tante settimane di parlare, insomma,
penso che questa si possa definire come una vittoria, quella dei nazionali da parte del Palermo dal punto di vista proprio diplomatico, quindi volevo un commento da parte sua. Quindi il recupero dei nazionali, Soroschi, Ciocev, per Cremona, e poi le chiedo magari anche, vedendo appunto questa settimana, il discorso degli infortunati, penso per esempio il nome di Bellucci, se può anche lì fare qualche chiarimento. Io direi che non è stata la vittoria del Palermo in questa settimana, ma è stata la vittoria del buonsenso, quel buonsenso al quale noi ci siamo sempre appellati e sul quale noi abbiamo impostato tutte le nostre trattative e tutte le nostre argomentazioni sono sempre state basate sul buonsenso, poi anche su aspetti legali, giustamente e correttamente, per dare sostanza ad una battaglia. Qui ci siamo trovati di fronte a federazioni che hanno compreso il momento, hanno compreso l'importanza delle loro partite, delle nostre, ci si è seduti, ci si è parlati, si è cercato di trovare una soluzione e l'abbiamo trovata, in qualche caso concedendo il giocatore a loro e in qualche altro caso dando loro il giocatore a noi, e in questo sicuramente dobbiamo ringraziare in primis Federazione Macedone e Bulgara per la disponibilità, ma anche la Federazione Norvegese che ha capito il processo di recupero di Alesani, che poteva essere compromesso da una convocazione magari un pochettino troppo anticipata rispetto ai tempi di guarigione. Quanto al discorso degli infortunati, Bellucci sicuramente sarà disponibile per la trasferta di Cremona, poi saranno valutate nelle prossime ore anche le sue condizioni in funzione di un'eventuale utilizzazione fin dall'inizio. Giardino? Salve direttore, le volevo chiedere sempre riguardo alle nazionali. Ciocev e Alesani, il nulla osta per entrambi arriva solo per uno andrà a Cremona, l'altro no? No, diciamo che con Ciocev sostanzialmente il nulla osta può essere evitato, perché la federazione, in conseguenza della chiacchierata fatta di ciò che è stato riportato della situazione appunto fisica di Ciocev, ha ritenuto, ispirato da un principio di buonsenso, di non convocare il giocatore direttamente, quindi senza la postilla, per così dire, dell'infortunio. Situazione diversa, quindi Ciocev sarà sicuramente nella partita domenica. Per quanto riguarda invece la posizione di Alesami, la sua va monitorata proprio da un punto di vista fisico nelle prossime ore. Va valutato effettivamente se c'è stato un miglioramento così importante da poterne consentire un utilizzo. In quel caso lì è chiaro che la federazione norvegese va assolutamente informata, ed è obbligatorio aspettare il consenso della federazione. Noi con loro abbiamo parlato, abbiamo spiegato, abbiamo mandato documentazione, ci siamo confrontati a tutti i livelli, c'è questo dialogo aperto, lo manteniamo, ma ciò che conta è che Alesani recuperi bene. Come dico spesso io, quando c'è un infortunio di qualsiasi genere non è importante il quando, è importante il come, quindi è importante che Alesani recuperi bene, perché è un fattore importante, non lo sappiamo, e speriamo che lui recuperi, che recuperi bene. Quindi se c'è un minimo rischio che a Cremona il suo utilizzo possa essere eccessivamente anticipato rispetto ai tempi di guarigione, il giocatore non verrà convocato assolutamente, e speriamo, anzi siamo convinti, perché in questo caso per la partita con il Cittadella ci sarà. Maria? Sì, direttore, buongiorno. Parto con la prima domanda. Nell'ultima visita Zamparini qui a Palermo disse che per questa squadra serve almeno un attaccante, stavate già guardando il mercato per capire quale giocatore puntare. È quello il reparto nel quale il Palermo necessita un intervento per quello che è l'andamento del campionato e l'esigenza della squadra attualmente? Dunque, devo chiedere all'ufficio stampa di recuperare 10 secondi di qualche conferenza stampa in cui ho detto che parlerò di mercato dopo il 15 dicembre, da 15 dicembre. A parte la battuta, capisco. Io ho detto, il mercato di gennaio è un mercato particolare, perché vive domenica in domenica di variazioni. Dire in questo momento cosa possa essere necessario per rinforzare il Palermo mi sembra effettivamente, obiettivamente, prematuro.
mancano ancora tante partite possono cambiare gli equilibri all'interno di un organico. Noi siamo attenti, siamo, monitoriamo la nostra squadra, monitoriamo il mercato, come ha detto il presidente, certamente faremo qualcosa, perché ne fanno i più grandi club europei, quindi per farlo anche in Palermo, per cercare di migliorarsi, ma saranno interventi diretti solo a migliorare, non faremo interventi tanto per far vedere. Quindi se fra un mese, ecco perché parlo di 15 dicembre, se fra un mese verificate tutte le situazioni, valuteremo di dover fare determinati e mirati interventi, li faremo e cercheremo di farci trovare pronti. Grazie, in questo c'è un'area scouting con Pizzoli e Denuncio Cericola che sono costantemente in video e in giro per i campi in Italia e in Europa per cercare di selezionare anche una lista di nomi le quali eventualmente andare a pescare. Quindi, se ci sarà bisogno di fare qualche intervento, credo che saremo assolutamente pronti. Poi la seconda è una curiosità, se posso, come mai vi siete mossi per Ernesto Roschi e non per Trajkovski? No, ma in questi giorni un pochettino mi è venuto da sorridere, perché nelle varie azioni che sono state fatte, no? Ci si è mossi per quello, per quell'altro non si è fatto, noi ci siamo mossi per tutti i giocatori. Poi è chiaro che in qualche situazione abbiamo dovuto cedere, ma sempre in nome del buon senso, perché giustamente la Macedonia ci dice: ci togliete due giocatori che per noi sono importanti, magari in questo momento qui Trajkovski sta giocando un pochettino meno con voi, con noi giocatori. È una questione un pochettino di equilibrio, non è che non ci siamo mossi, noi abbiamo chiesto entrambi i giocatori. Poi è chiaro che quando abbiamo capito che almeno su uno di questi loro ci tenevano ad averli, chiaramente allora a quel punto li abbiamo puntato su Mestrovski. In questo momento qui, questo non è che lo dico io così, ha una valenza e un'incidenza sull'organico diversa da quelle delle coste, ma non c'è stata una valutazione assoluta dei giocatori. Io spero che le coste e quello che carico da questa esperienza in tutte quelle esperienze in nazionale, ci abbiamo anche scherzato con il giocatore a Pescara prima della sua partenza, e io mi auguro per lui torni veramente quello di inizio stagione, perché io continuo a pensare che veramente lui possa essere il miglior acquisto del mercato di gennaio, perché è un giocatore che ha espresso un giudizio non solo qui ma nel corso della sua carriera su una parte delle sue potenzialità. So che lo diciamo spesso, però magari questo non sempre accade, ma è realmente così. Quindi veniamo dai costi, un giocatore veramente importante, veramente forte. Perché guarda, Trippi e poi per l'Inter. Il Palermo ha monito anche situazioni tipo quella di Modena, se ci sono giocatori interessanti, tipo quella di Modena, perché è il caso più eclatante, diciamo. È un modo di operare che di solito. Assolutamente, c'è stato qualche in queste situazioni qua, insomma, si è molto attento per varie ragioni, insomma, quello che può accadere. Però in questo momento riteniamo che l'organico sia bene così. Quella situazione lì di Modena poteva essere una situazione molto allettante nel caso in cui avessimo deciso di prendere qualche giocatore, l'organico avesse avuto bisogno di un immediato innesto per qualsiasi ragione. Mi ha fatto le nostre riflessioni, abbiamo ritenuto che per il momento possiamo andare avanti così, pur a fronte di qualche infortunio che soprattutto in qualche reparto ci mette un pochettino in ambascio. E rispetto agli svincolati che sono giocatori, diciamo, già pronti e rodati? Sì, sì, c'è effettivamente da valutare bene, questo c'è effettivamente da valutare bene se poi sono immediatamente disponibili. Questo sì, a livello federale, perché a mio giudizio ci potrebbe anche essere un profilo di interpretazione per cui il giocatore, la normativa parla di giocatori che svincolati dopo il 31 agosto, senza specificare la motivazione, svincolati dopo il 31 agosto possono essere utilizzabili solo dopo nel mercato in genere un po', quindi questa è una situazione effettivamente, devo dire, un pochettino particolare, però al di là di questo comunque non siamo, abbiamo deciso di non intervenire, di non fare riferimento a quel tipo di organi. Poi una curiosità normativa, c'è una direzione che sembra che stia prendendo la FIFA, non so se abbiamo un posto operativo o meno, su giocatori fuori rosa o che non so altro, non ricordo se stipendi di passaggio. Mi chiedo se è una cosa, non che riguarda il Palermo ovviamente, ma
chiedo proprio a livello di norma se è una cosa che rischia di cambiare un po' le carte come è stato per voi. Sì, ma potrebbe. Sì, per Silva, per esempio. Questo è un argomento di cui abbiamo parlato anche con Tommasi durante la sua visita. Io credo che ci sia a livello generale un problema legato ai fuori lista. Per il quale c'è un mercato chiuso, è una normativa secondo me un pochettino da rivedere, quindi è attenzionata giustamente sia da parte delle associazioni dei calciatori ma anche da parte delle società, perché obiettivamente è una normativa che secondo me per profili differenti chiaramente ma scontenta entrambe le posizioni, secondo me andrebbe regolamentata, andrebbe normata diversamente per consentire tutto sommato alle società di continuare a fare mercato qualora avessero esigenze anche particolari e a calciatori che rimangono fuori lista di essere collocati in altri club. Quindi io credo che bisogna andare verso questa direzione. È vero che da parte dell'Associazione Italiana Calciatori nello specifico c'è il problema dei disoccupati, no? Coloro che sono senza contratto, anche quello è un problema, quindi per tutelare loro si tende comunque a chiudere le finestre dei giocatori che comunque sono sotto contratto, però anche quello è un argomento che va sviscerato, invece è stato finora secondo me affrontato un pochino troppo superficialmente. Sì, se poteva notiziarci circa le condizioni di ballo, poi i tempi di recupero, come sta andando l'infortunio. E poi un'altra domanda riguarda i polacchi, la sua grande intuizione di mercato. Lei si aspettava una risposta così pronta sul campo? Quanto a ballo, lui è in percorso, come ho detto così, di riatletizzazione con la R maiuscola, nel senso che è un giocatore che ha bisogno di un riadattamento proprio ai carichi di fatica, carichi di lavoro, perché sono questi la modulazione dei carichi di lavoro che ha dato qualche problema al giocatore, quindi stiamo cercando di fare in modo che non ci siano ricadute. Secondo me siamo fiduciosi sul fatto che il ragazzo si possa rientrare presto a lavorare con il gruppo, insomma a rendersi disponibile, questo senza dubbio. Per il momento il lavoro sta procedendo molto bene, però è un lavoro che va testato poi il lavoro quotidiano. Quanto ai polacchi, io di solito quando faccio qualcosa è perché sono convinto che abbia un buon risultato, poi qualche volta mi sbaglio, per carità. Nello specifico ero convinto che loro potessero fare bene, perché come ho detto più volte è un calcio che conosco bene, in determinati anni, quindi conosco la mentalità in generale del calciatore polacco. Che se decide di fare le valigie lo fa per andare a fare bene, non va a svernare o a prendere il sole a Mondello, in questo caso qui viene per giocare, per andare a meglio. Devo dire, ecco, non tanto sul rendimento, un pochino mi hanno sorpreso sui tempi di ambientamento, perché effettivamente sono stati molto rapidi, sono ambientati subito sia da un punto di vista calcistico sia da un punto di vista umano, e questa è stata una vita sorpresa. Sul loro valore no, perché ero convinto, come tutti avevano fatto le operazioni erano molto più. Leone? Senta, tornando a Trajkovski, va bene il mercato, tra un mese se ne riparla eccetera eccetera, però potrebbe anche essere un elemento in uscita, per quanto se ne è parlato, diciamo anche per magari trovare nuovi stimoli, visto che qui a Palermo sta trovando sempre queste difficoltà a sbocciare. È un'eventualità che possa essere un prestito, una cessione. E poi le chiedo se come ha reagito il gruppo, perché insomma dopo Pescara c'è stata anche qualche sua ramanzina pubblica su certe distrazioni che per una squadra che vuole salire in A non le deve avere. Che reazione c'è stata, come ha visto i giocatori, se hanno appunto reagito a queste sue parole? Sì, no, su Trajkovski ribadisco quanto espresso prima, che è poi un concetto di carattere generale. Questo mese e mezzo che ci separa dall'inizio del mercato, io dico mese perché già a metà dicembre comunque si comincia a parlare, si comincia a muovere, io dico che tutti quanti devono dare delle risposte, anche chi in questo momento qui sta facendo molto bene, non è detto che sia, e questo non riguarda solo il Palermo, riguarda anche tutti gli altri club, sono giocatori che in questo momento qui non giocano e possono esplodere da un momento all'altro, ci possono essere infortuni, sono tante le variabili da qui a 30 anni, e nello specifico
pensare, noi continuiamo a pensare che anche Tchaikovsky sia un giocatore importante in questo caso. Però se dovesse continuare questo trend, dico, è un'ipotesi plausibile anche quella. Però onestamente, perdone, onestamente faccio fatica a fare un mercato su delle ipotesi, io farò un mercato sui fatti concreti. Io penso che sia un giocatore che da un momento all'altro può trovare l'assetto giusto, può trovare il momento giusto per svoltare, e non vorremmo, non ci piacerebbe che questo momento dovesse trovare da un'altra parte. Questo tendenzialmente come idea. Poi il mercato di gennaio è un mercato imprevedibile, questo ma sicuro, però ripeto, tra i costi questo è un giocatore che noi vogliamo che torni ad essere quello di inizio stagione, ha dimostrato quanto possa essere importante e quanto potrebbe essere. Quindi continuiamo a credere assolutamente in lui. E invece il discorso di Pescara, sì, ma il discorso di Pescara è un discorso che io avevo fatto così in camera caritatis già qualche settimana prima, perché onestamente è così, è un peccato vedere una squadra che esprime non dico calcio spettacolare, ma esprime un'idea di calcio ben consolidata, che dà un'impressione di forza anche fisica, non solo tecnica, di padronanza anche del campo, e poi concedere a volte dei minuti per un eccesso di superficialità, un eccesso di sicurezza. Sono quelle pause che noi non ci possiamo permettere se vogliamo arrivare dove tutti quanti ci auguriamo. Questa è una squadra forte, non deve permettersi questo tipo di debolezza. Noi a Pescara, e lì ecco perché un pochettino mi ha dato più noia, perché secondo me a Pescara potevamo, con la prestazione che c'era sulla sostanza e il risultato che stava arrivando, potevamo dare un segnale di grande forza a tutti quanti, a noi stessi per primi, ma anche al campionato. E invece abbiamo dato un segnale che abbiamo qualche vulnerabilità. Però sono convinto, e lo vedo anche in questi giorni qua, che questi ragazzi sappiano bene quello che devono fare e non hanno bisogno dei miei richiami, delle mie ragazzine, di quello dell'allenatore. È un gruppo cosciente, e su questo aspetto deve continuare a lavorare e deve assolutamente migliorare. Vannini, Giardina e Lì. Quindi parliamo di un fatto concreto, in cui in più di una partita quest'anno, per motivi che sappiamo, nazionali ma anche soprattutto infortuni, in Palermo ha portato in panchina 7, 8, 10 giocatori. E in alcuni reparti in particolare i giocatori sono stati assolutamente contati in più di una partita. Questo vi fa fare comunque un ragionamento sul mercato di gennaio, al di là di quello che dicevi poco fa, considerato anche che più si va avanti nel campionato e più i rischi non solo di infortuni, ma soprattutto di squalifiche, insomma, nel senso del comunque motivo, aumentano. Se tu devi vincere il campionato, normalmente ti cauteli. Lo so che magari vengono giocatori che possono chiedere il posto, però si devono mettere in una, come dire, competitività con gli altri. Cioè, ci sono state partite nel quale Palermo non aveva ricambi in difesa, ne aveva uno, ne aveva mezzo, ne aveva uno fortunato. Quindi voglio dire, è una valutazione che state facendo oppure no? O va bene così? La stiamo facendo, come ho detto in altre occasioni, all'inizio, nella prima fase di campionato, abbiamo scelto di avere un organico non abbondantissimo, proprio per una strategia che fondamentalmente ci ha dato ragione, perché tutti i giocatori si sono sentiti coinvolti, tutti si sono sentiti, hanno avuto il loro spazio, tutti hanno avuto la loro possibilità di giocare, quindi è stata fatta con quell'obiettivo, pur sapendo che avrebbero potuto esserci delle partite in cui eravamo risicati, quindi è stata una scelta voluta. In funzione della seconda parte di campionato, il ragionamento che fai è un ragionamento che ci sta. Probabilmente in qualche reparto cercheremo di essere un tantino più abbondanti, magari abbondanti facendo qualche investimento, magari con qualche giocatore che poi in prospettiva possa diventare un giocatore importante anche per le stagioni successive. Sicuramente cercheremo di evitare di stare con un organico troppo al limite, considerando appunto che poi non c'è più possibilità di rimediare. Allora, lei ha detto tempo fa che ha provato pure per Posavec di tirarlo fuori dalla nazionale. Cosa è successo e cosa non è stato possibile per riportarlo qui, considerando che ha giocato contro San Marino? E poi, visto che si parla di acquisti di gennaio in termini all'organico,
Raico che ci può essere un acquisto di gennaio, magari anche prima di gennaio. Allora, per quanto riguarda il discorso di Posavec, è stato un tentativo così, ma sapevamo che sarebbe stato complicato, ma perché lì c'è una parte ufficiale, no? Quindi tratta una qualificazione, un torneo importante come quello dell'Under 21, il giocatore avrebbe dovuto giocare, sì, saltava San Marino, ma giocare poi immediatamente partire. Onestamente noi ci abbiamo provato, con Gambo ci ha risposto che sarebbe stato impossibile, quindi è stata negata la convocazione, quindi niente di clamoroso, anzi mi sembra tutto sommato. Anche qui, in questo caso qui, ha vinto il buon senso, in questo caso il nostro, perché abbiamo capito le esigenze della federazione croata, così come nella situazione specifica di Ciomo. Però per esempio ci sono degli amichevoli, però è evidente che per il giocatore è importante andare a rispondere ad ogni convocazione, perché comunque per lui giocare un mondiale, essere convocato in un mondiale, è un'occasione talmente importante che onestamente averlo costringerlo a rimanere poteva avere un effetto contrario. E vediamo che il ragazzo quando niente, questo fatto del mondiale, se ci fosse il mondiale, è una grandissima motivazione per lui, quindi la teniamo ben presente. Adesso Chiago è stato ineccepibile sotto l'aspetto dell'impegno, dell'applicazione, del rendimento, non solo nella giornata da gara, ma anche durante la settimana. In parte va riconosciuto anche a lui il merito dell'ambientamento dei tre polacchi, perché li ha facilitati dal punto di vista calcistico e linguistico. Quindi non c'è che è un giocatore che ha un suo valore, però va anche rispettata la sua esigenza, a parte anche questo principio di buon senso. Rajkovic è rientrato da un paio di settimane in gruppo ed è chiaramente il suo recupero che va monitorato giorno per giorno, perché chiaramente da tanto tempo che è fermo. Noi ce lo auguriamo onestamente che il ragazzo possa essere uno dei nostri per il valore del giocatore, perché quello è fuori discussione. E mi permetto di dire che non vuole sminuire il valore del giocatore, ma anche per il valore umano del ragazzo. Un ragazzo veramente straordinario, professionista esemplare, ed è veramente vedere questa sua sofferenza che è sempre nascosta dietro un sorriso, di cordialità, di gentilezza, di disponibilità. Veramente un ragazzo che non può che augurargli il meglio a lui personalmente. Poi il meglio di personalmente diventa il meglio e un augurio anche per noi, perché il giocatore è fuori discussione sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista morale. Elia, se c'è un ultimo a chiudere. Qualora dovessero scendere tutti e due in campo, la sfida a distanza Nestorowski-Paulinho è uno dei motivi di interesse della partita di domenica. Le chiedo, ci sono dei punti di contatto fra questi due giocatori che sono stati anche vicini a essere compagni di squadra, visto che lei Nestor ci aveva provato a portare qui Paulinho? No, non ci sono grandi, al di là del fatto che sono giocatori che poi con i loro gol fanno sentire la loro presenza nell'organico. Io ho avuto Paulinho a Sorrento, la fortuna di averlo, perché un giocatore che in quel momento lì era ritenuto più un esterno, un giocatore ibrido, e invece con l'allenatore all'epoca, l'allenatore del Sorrento, con il Novelli, consiglia anche la sua esclusività, la sua capacità di gioco, di elevazione, diceva, ma secondo me questo è un attaccante, è una punta vera, punterà a stare lì dentro, poi se è disponibile, quindi. E da lì il partito ha cambiato in qualche modo ruolo, è più attaccante, e da lì è partita la vera carriera di Paulinho, che fino a quel momento lì era stata una carriera ibrida come numeri, però hanno caratteristiche diverse, perché Paulinho ha una maggiore esplosività, quindi anche una maggiore partecipazione anche al gioco. Nestorowski ha un senso della rete, della porta, che è unica, che è rara quantomeno, quindi due giocatori diversi, caratteristiche diverse, però sicuramente che accomunati a questo senso del gol. Sono io allora, perché allora sono complementari, sarebbe stata una bella coppia. Non sarebbe stata una cattiva coppia, ma io credo che anche chi è rimasto penso che stia facendo molto molto bene, per cui io credo che alla fine un organico vada sempre valutato nella sua complessità, e credo che
col tempo di Palermo si dimostrano di essere assolutamente all'altezza. Era un'idea che ci poteva stare, ma non è andata, poi in quel momento lì la Fluminense era già avanti anche in quel caso, con le trattative, quindi abbiamo dirottato su altre soluzioni, le quali siamo assolutamente soddisfatti. Direttore, poco fa parlava di investimenti per giocatori che in prospettiva possono diventare importanti. Ciò significa che a gennaio la priorità verrà data ad eventuali investimenti per ragazzi appunto in prospettiva rispetto a giocatori esperti che potrebbero, magari essendo di categoria, essere subito magari utili alla causa? No, forse non mi sono spiegato bene. Io rispondevo rispetto all'esigenza di costruire un organico un pochettino più abbondante. Appunto, per infoltirlo, ecco. Quindi noi cercheremo, ripeto, aspettiamo ancora una ventina di giorni, un mesetto, per capire bene quali sono effettivamente le esigenze e poter intervenire in modo mirato sul mercato di gennaio. E quindi in quel caso lì saranno sicuramente calciatori mirati, proprio se sei giovane, anziano. Come avete visto, non è che ci facciamo un problema di carta anagrafica, perché secondo me non è quello il valore del giocatore che cambia. Però se dovessimo in qualche maniera rendere l'organico un pochettino più abbondante, quindi i reparti un pochettino più ricchi, allora in quel caso lì non andremo a renderli ricchi con giocatori magari ultra trentenni, no? Ma magari in quel caso lì cercheremo di allestire, di provare anche a sperimentare qualcosa, ma per completare l'organico, non per rafforzare. Quindi, se andiamo a prendere un giocatore in più, a quel punto glielo andiamo a prendere con un obiettivo che sia anche investimento e di rendimento per la prossima stagione. Grazie. Io sono un ottimista, ma esiste in caso di giornaliste? Cioè, nel senso, se voi inserite qualche giocatore, ci sono gli spazi oppure bisogna eliminarne qualcuno? Come è successo 3-4 anni fa, in Palermo non mise Vasquez per mettere Verde, poi mise Vasquez e forse Bacino diceva che se no Vasquez non poteva giocare. La nostra lista consente le operazioni in assoluta serenità. Il mercato di gennaio è stato fatto, il mercato di estivo è stato fatto anche in questa funzione, quindi lasciare qualche spazio per gli interventi anche immediati, chiunque arrivi, non ci sono problemi legati a limiti di distanza. Grazie a tutti. Grazie. Come c'è?